Nella nuova programmazione, il Fondo Sociale Europeo allarga la propria mission e la specifica in modo strettamente coerente con la strategia Europa 2020. Il FSE interviene in modo diretto su quattro obiettivi tematici della strategia: promuovere un'occupazione stabile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione, investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente, articolandoli in 19 priorità di intervento. Secondo il principio di concentrazione, dal 60% all'80% della dotazione del fondo, a seconda del livello di sviluppo del territorio interessato dal programma operativo, deve essere investito su un massimo di 5 priorità. È dunque necessaria una significativa scelta e può essere meglio affrontata in un forte contesto di partenariato ed in presenza di progetti integrati. Il Fondo Sociale Europeo contribuisce inoltre a tutti gli altri obiettivi tematici della strategia Europa 2020, ad esclusione di quello relativo ai trasporti, declinando in modo specifico le azioni svolte nei suoi propri ambiti di intervento. Ad esempio, può sostenere il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio impiegando in modo mirato risorse dedicate all'istruzione superiore, alla creazione di impresa o alla riqualificazione delle persone in cerca di lavoro. È l'applicazione pratica della programmazione a matrice, di cui si è già parlato. Le politiche rivolte all'inclusione sociale si estendono alla lotta contro la povertà, con particolare riferimento al miglioramento dell'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e le cure sanitarie di interesse generale. Ciò richiede di riflettere sul corretto rapporto fra componenti attive e passive degli interventi, tema particolarmente sensibile in tempo di spending review. Al fine di garantire un equilibrio fra policies, il regolamento destina almeno il 20% della dotazione nazionale dell'FSE all'obiettivo tematico di promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà. Accanto a priorità di intervento storicamente consolidate, sono, fra l'altro, oggetto della nuova programmazione l'integrazione nel mercato del lavoro dei cosiddetti NEET, i giovani che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, l'invecchiamento attivo e in buona salute, l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare e primaria, lo sviluppo dei sistemi di insegnamento e di formazione, guardando in particolare a programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato. Ritorna inoltre per tutto il territorio nazionale la possibilità di sostenere azioni di capacity building, rivolte alle amministrazioni pubbliche e alle parti interessate dall'esercizio della governance.